Eccomi qua, io sono Andrea Occhipinti, qui stiamo nel territorio di Gradoli, sul versante nord del lago di Bolsena. Questo è il più grande lago vulcanico d'Europa, quindi qua siamo proprio nel cratere di un vulcano. In tutta la zona qui ci sono diversi crateri, qui dietro ci sta il cratere quello di Latera, poi c'è un altro laghetto vulcanico, il lago di Mezzano. Questa è tutta una zona vulcanica. E qui siamo ad un'altezza di circa 450 metri sul livello del mare, il livello del lago è 300 metri e le montagne qui intorno arrivano su poco più di 600 metri, e quindi le vigne si estendono mediamente tra i 400-500 metri, comunque tra i 3 e i 600. Allora, innanzitutto quindi non è un suolo molto fertile, molto fresco, anzi qui il problema è che che in estati molto calde come quest'ultima in particolare, che non ha mai piovuto, le piante ne risentono, cioè prima che si riesca a fare un vigneto ci vogliono tanti anni, non sono quei suoli che metti giù una barbatella e il secondo anno te la ritrovi alta 2 metri, qui ci vuole parecchio tempo, però alla fine quando la pianta radica per bene c'ha una complessità e soprattutto una mineralità che non trovi in altri territori. Ci vuole per fare una pianta, però. Diciamo che io sono arrivato a Gradoli nel 2003-2004, appena finito gli studi all'Università di Viterbo, alla Tuscia. E all'epoca di aleatico ne avevo sentito parlare esclusivamente come dolce, infatti poi associando il nome aleatico uno pensa subito a un vino dolce, e come invece l'aleatico è un'uva e poi la vinificazione che ne esce fuori è che tradizionalmente si è sempre vinificato dolce. E quindi così ho fatto anch'io, ma più che altro perché all'inizio non sapevo nemmeno, non conoscevo l'uva, non c'avevo, più che altro sì, c'avevo voglia di sperimentare, ma non conoscevo proprio il territorio, ero appena arrivato, non conoscevo l'uva, non sapevo come si comportava. E quindi così ho fatto per i primi 2-3 anni, cioè l'ho vinificata esclusivamente dolce. E poi invece da lì mi sono iniziato a fare delle domande, a vedere che cosa succedeva con una vinificazione differente, e quindi da lì è nato prima l'aleatico rosso secco, poi facendo degustare a destra e a sinistra e più contesti l'aleatico secco rosso. Tanta gente mi diceva che se fosse stata una degustazione bendata o bicchiere nero, quasi sembrava un bianco. E quindi io all'epoca non avevo uve bianche, ho detto boh, proviamoci, e l'anno seguente l'ho vinificato in bianco, poi rosato, poi frizzante, e ho fatto anche un metodo classico, cioè con l'aleatico alla fine ho provato diverse soluzioni e ho visto che è un vitigno veramente molto versatile. È un'uva veramente molto difficile, è un'uva diciamo quasi da tavola, tant'è diciamo duplice attitudine, perché comunque è molto buona anche da mangiare e ha la buccia molto sottile, per questo si mangia, cioè mentre se questo è il greghetto rosso, se ora ci mangiamo questa qua ti rimane la buccia in bocca, la devi sputare per forza. L'aleatico invece quasi non la senti e si disfa in bocca proprio molto sottile, di contro già che questa buccia sottile è difficile nell'agricoltura, nella fase di coltivazione, perché comunque è molto soggetta soprattutto all'oidio. Qui diciamo per un'ospora non ce n'abbiamo, ma l'oidio è proprio una tragedia per l'aleatico, specialmente con questa buccia, e quindi oidio, poi marciume acido, e non è semplice. Che tipo di approccio hai in vigna? È abbastanza selvaggio, come vedi. Credo molto meglio di molti altri più selvaggi di te, perciò che il sistema di allevamento è scelto. Allora, questo qui è cordone speronato, però non sono tutti a cordone speronato, altri sono qui diciamo la potatura di qua tipica è doppio capovolto, tipo doppio archetto. Perché ti ho scelto questo invece? E alcuni vigneti li ho fatti a cordone speronato sinceramente per praticità. Forse è uno dei più pratici sistemi di allevamento. Poi magari che non è il migliore a livello agronomico, questo non sono d'accordo, però diciamo ne ho un po'. Tu fai tutto un po' da solo. Sì, qua. Sì. Ecco, ti ha appunto interrotto la vendemmia. Faccio un po' tutto, pure da consegne, cioè quindi faccio l'amministrazione, contabilità, faccio il segretario, faccio tutto io, quindi. Ma questa qua
è una pianta di selvatico. Questa è una pianta di selvatico non ancora innestata, quindi è un porta innesto. Spiego, che è una pianta selvatica? È quella che viene utilizzata per il porta innesto, quindi è una vite americana che non è, viene attaccata, le radici non vengono attaccate alla fillossera, per cui si utilizza per fare appunto le barbatelle, dove nella barbatella la parte radicale è costituita da una pianta, io dico selvatico, comunque è una vite americana, e la parte aerea invece è la marza che vogliamo utilizzare. Quindi in questo caso io l'ho innestata con una varietà di procanico, e mentre a spacco si fa a primavera, proprio nel momento in cui la pianta inizia a succhiare. Lo vedi che si dice che quando piange, quando te fai un taglio e inizia a uscire tutta la linfa, quindi in quel momento ci sta un movimento all'interno della pianta, e tagli, fai uno spacco longitudinale e inserisci una marza, quindi praticamente un tralcio con un paio di gemme, e quella là, quelle partono immediatamente. Quindi mentre la gemma dormiente parte nella primavera successiva, quella a spacco si fa parte immediatamente. Tendenzialmente faccio un po' tutte le fermentazioni in queste vasche di cemento, e quindi inizio dall'aleatico in bianco rosato, che faccio solitamente a fine agosto, e l'aleatico in bianco è pressato a grappolo interno nella pressa che sarà esterna. Perché a grappolo interno? Perché non devo estrarre nemmeno il colore, niente, perché sennò. E quindi all'inizio provavo a dirasparlo, a farlo, ma poi alla fine comunque un po' di colore, più movimento, più toccavo l'uva e più usciva. Quindi metto proprio tutto il grappolo intero in pressa, presso diretto, e diciamo che poi faccio la vinificazione in bianco, ma non c'è stato per niente contatto con le bucce. Mentre contemporaneamente, diciamo, raccolgo parte del, tanto i vigneti sono gli stessi, i giorni di raccolta sono gli stessi, solamente che una parte dell'uva la presso diretta, e una parte dell'uva invece la diraspo e la metto a macerare qui fino alla mattina successiva. Quella lì poi la presso la mattina dopo, e segue la stessa fermentazione del bianco, però uno vinificato in bianco, diciamo, l'altro in rosato. Comunque appunto il rosato è il mio rosato è un vino fatto, cioè, appunto per fare il rosato, cioè non lo faccio da salasso, non lo faccio, una vendemmia anticipata verso fine d'agosto, identica all'alterale, al bianco mio di aleatico. Cioè sono completamente differenti, sono quelle 12 ore di macerazione sulle bucce l'unica differenza, perché altrimenti bianco e rosato sostanzialmente sono gli stessi, stessi giorni di raccolta, stesso tutto, cambiano la macerazione. E quindi fermento qui dentro, quando arriva a zero lo sposto in acciaio, per esempio ora l'ho spostato in acciaio nelle vasche che stanno all'ingresso un paio di giorni fa, perché l'avevo raccolto il 24-25 di agosto. Ora la fermentazione è finita e l'ho spostata all'ingresso, dove fa la malolattica, e va avanti. E quindi poi ho continuato a raccogliere, dove ho fatto l'alea viva, e stessi sempre ulteriori passaggi sugli stessi vigneti, e l'alea viva sta ancora fermentando. Poi ho iniziato oggi a raccogliere il grighetto rosso. Il grighetto rosso solitamente lo raccolgo un paio di settimane dopo l'aleatico, nella media, poi ogni annata a sé. Thank you.